Eccoci collegati, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio collegati con questo nuovo webinar organizzato in collaborazione con Banca IMI e quindi come di consueto la preziosa e sempre piacevole compagnia del mio caro Ugo Perricone da Milano, oggi un po' più vicini, io Ciao, sono a Torino. ecco appunto, no, ciao Pierpaolo, sei troppo gentile come al solito. Buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno seguendo quest'oggi. Peraltro, se non sbaglio, è il nostro ultimo incontro prima della pausa estiva, perché poi ci fermeremo e riprenderemo poi a settembre. Quindi Sì, saranno. esattamente, esattamente. Abbiamo fatto questo, diciamo, questo bel semestre assieme dove abbiamo visto diverse situazioni interessanti, anche un paio di novità a livello di prodotti. In particolare, ricordiamo nella famiglia dei Cash Collect, abbiamo visto prima l'emissione dei Cash Collect protetti, quindi con protezione incondizionata all'85% del capitale per chi vuole investire puntando a un flusso cedolare ma senza mettere a rischio più dell'85% del capitale iniziale, quindi vuol dire sono protetti incondizionati, quindi non hanno una barriera. E poi invece il prodotto che Ugo mi stavi dicendo anche l'ultima volta sta riscuotendo un bel gradimento sul mercato, che è quello dei Cash Collect Premium. Sì, esatto, corretto. Devo dire che abbiamo notato anche come gli investitori stiano apprezzando poi anche la scelta, come dire, di poter puntare o identificare magari un sottostante e in base al proprio profilo di rischio e rendimento scegliere quello che è più, come dire, idoneo a quelle che sono le proprie scelte di investimento. Quindi, come dicevamo l'altra volta, diciamo che abbiamo proposto diverse soluzioni sullo stesso sottostante, quindi diverse barriere e ovviamente diversi premi poi alla scadenza. Anche se ricordo che poi il premium è un prodotto a 12 mesi che paga i primi 11 premi mensili fissi incondizionati, quindi indipendentemente da quello che è poi l'andamento dell'attività sottostante. Ecco, ci torneremo naturalmente nel corso di questo nostro pomeriggio, quindi torneremo a parlare diffusamente di Premium Cash Collect. Chiaramente andremo a vedere poi, come al solito, le situazioni sia di breve che un pochino, diciamo, di medio termine, considerate le scadenze medie a 18 o 24 mesi al massimo, insomma, in genere non ci si arriva neanche, forse, se questi prodotti quotati verso, diciamo, la scadenza oltre i 2 anni a partire da oggi. Però ecco, andremo a vedere quali opportunità ci offra il segmento di quotazione sul secondario dei prodotti Banca IMI, e questo come sempre con l'aiuto di Ugo che ci porterà a conoscere meglio il funzionamento. Nel frattempo vi ricordo che potete interagire con noi con il pannello che è sulla vostra destra, quindi poter fare domande, ma questo ormai chi è un abitué sa già come funziona, così come il fatto che tutti i webinar sono in fase di registrazione e sono poi successivamente anche registrati, ed è possibile rivederli poi qui all'interno della sezione, come vediamo qui nel nostro calendario appuntamenti, dove è disponibile sia il report sia la registrazione del precedente webinar. Come detto, ultimo appuntamento di questo semestre e poi ci fermeremo per una pausa estiva. Devo dire che i mercati oggi non ci stanno regalando, ma insomma già da qualche giorno non sanno bene da che parte devono andare. Un po' le banche centrali la scorsa settimana hanno dato un po' di motivi per poter riprendere qualche acquisto. Fondamentalmente, tutto sommato, insomma, sembra sia tornato un po' di sereno dopo qualche settimana di volatilità, il che, come sempre, si porta dietro quell'effetto collaterale di cui più volte parliamo nel corso dei nostri webinar, ovvero quando c'è più volatilità, i titoli scendono. Magari c'è più nervosismo, forse chi è meno propenso al rischio soffre un po' di più, ma si aprono anche delle buone finestre di investimento. Viceversa, quando c'è poca volatilità, clima sereno, però anche magari qualche occasione in meno, ma naturalmente, insomma, poi ciascuno trova sul mercato quello che più si addice al proprio profilo di rischio. Va bene, Ugo, allora io direi questa era un po' la premessa. C'è subito una segnalazione da parte di Fernando che ci dice che ha un certificato che in qualche modo lo sta facendo soffrire. Adesso lo teniamo lì, anzi, potremmo quasi quasi fare anche un po' uno strappo alla regola e andare direttamente a vedere. Che dici, Ugo? Facciamo subito una prima. Volentieri, quale migliore occasione? Subito, partiamo subito con la domanda. Assolutamente sì, vediamola immediatamente.
Ok, allora a questo punto andiamo a vedere la domanda. È un certificato. Oggi sono con un PC di fortuna, devo fare un po' di passaggi, scusatemi. Allora, è un certificato su STM, quindi allora 533 4245. Vediamo un po'. Allora, IT 000 533 5 4245. 3 4 Allora, 84 euro circa il prezzo. Allora, intanto ti apro la scheda vostra emissione così ci rendiamo conto tutti assieme di cosa stiamo parlando e poi facciamo un po' di considerazioni. Allora, andiamo brevemente. Allora, questo è un prodotto. Allora, poi viene, questo è un. Scusami, fammi vedere un attimino e grazie, perché vedo. Sì, Ok, allora questo l'apparecchiatura. è, grazie, grazie. Allora, questo è un cash collect che è stato emesso a maggio dell'anno scorso. Vedo, sì, ti ringrazio. Quindi andrà in scadenza poi il 29 novembre di quest'anno. Quindi un prodotto della durata di 18 mesi. Allora, entriamo subito nel merito appunto del funzionamento del certificato. Allora, questo certificato paga, benissimo, paga dei premi con cadenza mensile ed ha pagato i primi quattro premi incondizionati, quindi sino a settembre del 2018, e successivamente, in realtà, purtroppo, vedo che fino a, vediamo un attimo, fino a gennaio del 2019 non ha corrisposto alcun premio condizionato. Vedo che qui c'è stata una performance negativa, quindi che ha toccato, diciamo, quello che ha sforato il livello premio. Quindi, se non sbaglio, qui dovrebbe esserci un 70% indicativo, no, sicuramente un 70%, perché Sì. poi vedo che a febbraio invece ha corrisposto il premio di 0,55. E poi vedo che però la performance di STM è stata anelante, quindi nel mese di marzo non l'ha corrisposto, di poco purtroppo, dell'1,49, peccato, e invece è ritornato sopra la soglia, quindi ha rimbalzato, ha pagato quello di aprile e successivamente invece non ha pagato quello di maggio. Adesso vediamo un attimo, ora c'è. Ci sono altri, no, adesso c'è un altro premio condizionato, quello di giugno, quindi ricordiamo che se è sopra, pari o superiore al Proprio livello oggi. digita, è proprio oggi, fa oggi, mazza, quindi c'è la chiusura di oggi, quindi bisogna vedere quello che è la chiusura di oggi, poi sarà, scusami, vediamo un attimo, 24, sì, scusami, il 20, esatto, 24 giugno, e così via via andando poi fino ad arrivare alla scadenza a novembre di quest'anno, dove ovviamente si verificherà sempre la stessa condizione, ovvero se il livello di il prezzo di STM dovesse trovarsi al di sopra del livello barriera, allora in quel caso il certificato corrisponderà i 100 euro di prezzo di emissione più l'ultimo premio di 0,55. In caso contrario, se dovesse essere sotto la barriera, invece corrisponderà a un importo commisurato alla performance negativa del sottostante. Allora, qui tu hai fatto molto bene perché stai facendo vedere appunto quella striscia blu dove sull'aggiornamento settimanale mostriamo quello che accade al certificato rispetto a quel livello di prezzo. Adesso, ai prezzi del 14 giugno, non avrebbe pagato indicativamente, non pagherebbe il premio di 0,55. Però vediamo adesso forse a che livelli siamo. Ah, grazie. 14,94 e 50 abbiamo come livello digital 14,25 e 90, insomma possiamo dire che quello di oggi invece verrà pagato. Insomma, una bella altalena, ma guarda, intanto faccio io una riflessione con te, Ugo, che Certo, chiaramente penso di certo. poter in qualche modo interpretare il pensiero un po' di tutti. Naturalmente ricordiamo come ogni singola opzione che viene inserita nei certificati è come se fosse un mattoncino e naturalmente ha un suo costo, pertanto se ad esempio, il certificato ha una barriera di tipo europeo, come tutti i prodotti che fa il Banca IMI, evidentemente comporta un grado di rischio minore rispetto a quelli che hanno una barriera americana, che si possono rompere in qualsiasi momento. Dall'altra parte, quello che ovviamente questo certificato in particolare mi fa venire in mente è che mai come forse in questo prodotto un effetto memoria sarebbe stato opportuno, no? Perché è Certo, un certo. prodotto molto volatile, come vedi, qui hai perso quattro cedole. Tra ottobre e gennaio non si sono percepite quattro cedole, poi successivamente si è riusciti a prendere quella di febbraio e in quel caso si sarebbe recuperato tutto. Naturalmente, come sempre, ripeto, non è una scelta, non è che al di là del fatto che poi possa essere una politica o meno di fare prodotti con memoria, però c'è un motivo se eventualmente non si mettono, ovvero si cerca di privilegiare o più la barriera piuttosto che l'importo del Certo, coupon.
Detto questo, una riflessione tra me e te: oggi si va con buonissima probabilità a incassare questa cedola. A quel punto, anche tutte le precedenti non pagate sarebbero state in qualche modo percepite dall'investitore. Ma comunque, insomma, al momento, no, questa era Sì, una diciamo, riflessione a no, ma certo, ma come dici tu giustamente, poi avrebbe avuto comunque un impatto, diciamo, su quelli che sarebbe stato magari il premio mensile piuttosto che il livello della barriera. Insomma, avremmo avuto magari dei rendimenti, diciamo, sul mese inferiori, includendo magari anche un effetto memoria, ci sarebbero stati un po' un impatto, diciamo. sì, ma infatti, è naturale, no, ma ripeto, non è che ovviamente dice che faccio, ce lo metto o no e questo cambia Certo. poco. Sicuramente ha un suo impatto. Detto questo proprio è uno di quei certificati dove un ragionamento in questi termini si può fare. Allora, venendo per dare una risposta a Fernando, allora, intanto Fernando faceva notare come effettivamente stia soffrendo su questo certificato, quindi credo che già dalla sua considerazione non ci sia la volontà di volerlo svendere, perché altrimenti avrebbe detto: ma non so che farne. Detto questo, volevo dare un'occhiata all'analisi di scenario sul CedLab. Come al solito, adesso qui rientriamo, facciamo ricaricare, perché attualmente la quotazione è di 84. Mi sembra tutto sommato, a distanza di pochi mesi dalla scadenza, una quotazione potenzialmente interessante, forse anche per chi forse potrebbe essere interessato a comprare. Quoterà un po' a premio, ma mi sembra non tantissimo. Allora, diamogli un'occhiata. Allora, vediamo assieme dunque come si legge questo certificato dal punto di vista di rischio rendimento. Comunque abbiamo scadenza novembre 2019. Attualmente STM ha una quotazione di 74 punti percentuali rispetto allo strike, quindi vuol dire in perdita del 26, una barriera a 14,25,90, siamo a 14,94 come abbiamo detto. L'analisi di scenario è abbastanza eloquente, perché in qualche modo ci racconta come dai prezzi attuali una tenuta di questi livelli ci porterebbe a un rendimento del 20% circa, tenuto conto anche di qualche cedola nel frattempo incassata, dall'altra a fronte di un meno 10, una perdita del 22, quindi c'è un premio di circa il 10%, e questo chiaramente va valutato proprio nell'analisi dei rischi e dei potenziali rendimenti. Quindi è sicuramente un certificato che in questo momento, insomma, può ancora pagare bene, e forse per questo è un po' un peccato eventualmente, insomma, darlo via prima del tempo. Dall'altra parte, però, attenzione allo scenario probabilistico. Anche perché, ecco, stavo provando, questo naturalmente è una, lo sto facendo vedere, è una scheda che è fornita dal CedLab, non è assolutamente legata all'emittente Banca IMI, quindi quello che vi faccio vedere sono degli studi quantitativi basati su volatilità implicita e premio per il rischio e dividendi attesi, assolutamente imputabile a CedLab e non all'emittente. E questo ci dice come al momento ci sia un 46% di probabilità di rottura della barriera secondo la volatilità implicita. Quindi, insomma, sul piatto della bilancia c'è un po' di più, c'è qualche probabilità in più di poter tenere quel livello per Fernando. Questo per dare un'idea di come eventualmente si potrebbe provare anche a tenere questa posizione. Però volevo approfittare, in realtà, Ugo, se mi permetti, io mi aggancerei a questa considerazione, a questa domanda di Fernando, per andare a vedere in realtà una cosa. Allora, vediamo un po' se su STM abbiamo anche tra Certo. i premium eventualmente qualcosa che possa consentire magari di abbassare la barriera. Io farei prima di tutto un passaggio proprio sui premium. Sì. Allora, andiamo così, tanto ce li hai tutti all'interno di. No, in realtà no, qui stiamo Dici vedendo come di. possiamo raggiungerli. Guarda, ho Allora, qua. guarda, qua in realtà no, facciamo così, se tu prendi i primi 25, vediamo questi di nuova emissione, vediamo se c'è qualcosa di nuovo su STM, perché in totale sono 33 i premium, che abbiamo fatto una prima serie di 8 e poi successivi 25. Ok, allora qui ce ne sono due. Ecco, perfetto, esatto, benissimo, vediamo un attimino che tipo di soluzioni ci sono e cosa stanno prezzando. Allora, io direi di andare su quello con la barriera un po' più alta. Il prezzo è 103, quindi è Sì. già salito un po'. Quindi forse lo switch, diciamo, da 84 sicuramente non andrebbe bene. Detto che
Proprio così approfittiamo, facciamo questa cosa, perché naturalmente potrebbe non essere ideale per chi in questo momento ha un prezzo di 84, fermo restando che potresti, cioè Fernando potrebbe anche averlo acquistato nell'area di 85, quindi non è detto che sia in perdita, però insomma dalla considerazione che mi sta facendo soffrire forse potrebbe averlo preso più alto. Detto questo, il premium, ma poi torniamo a vedere se c'è qualcosa sul mercato che ci possa aiutare per uno switch. Allora, questo... Questo qua, allora, Raccontacelo brevemente. sì, guarda, allora, questo è stato emesso il 28 maggio di quest'anno, quindi un mese fa, e paga dei premi, durata, perdonami, 12 mesi, e per i primi 11 mesi corrisponde un premio fisso ogni mese, quindi indipendentemente da quella che è l'andamento di STM, un premio pari allo 0,99. Questo 0,99, come dicevo, viene corrisposto ogni mese. Successivamente poi invece si arriva alla data, alla valutazione finale, dove invece si innesca quello che è il famoso meccanismo della barriera. Cosa vuol dire? Che se il prezzo di STM dovesse essere pari o superiore a un livello barriera che in questo caso, no, questo è un certificato un pochino più aggressivo, quindi una barriera all'80% del valore di riferimento iniziale, ovvero 10,836. Quindi se dovesse essere pari o superiore a 10,136, allora il certificato liquida un importo pari a 100,99 euro. Contrariamente, rimborsa un importo commisurato alla performance negativa del sottostante. Quindi questo cosa vuol dire? Che mettiamo caso che tocchi la barriera e faccia una performance STM del meno 30%, in quel caso liquiderà un importo di 70 euro, che sono il prezzo di emissione di 100, scontata la performance negativa di STM del 30. Quindi allora, scadenza maggio 2020, sono 11 mesi da oggi, probabilmente se andiamo a vedere la scheda, la prima verrà un pagamento proprio questo mese, cioè Guarda, adesso, giusto? sì, secondo me sì, se non, o se non è questo, sono in questi giorni, però insomma, forse è ancora adesso, ancora Intanto si dovrebbe acquista oggi. essere... Vediamo che sul KID, esatto, vediamo un attimo, esatto, il 28 giugno pagamento, quindi 28 giugno, quindi oggi è ancora venerdì, quindi acquistabile. esatto, corretto, esattamente, Perché è 3 giorni esattamente. prima. Lavora 3 giorni Allora, lavorativi quindi, antecedenti al pagamento. facendo due conti, adesso ripeto, oggi facciamo così questi esercizi un po' rapidi. Allora, anche perché diamo per scontato che chi segue il nostro ciclo appuntamenti ormai sia anche abbastanza pratico. Detto questo, quindi 0,99 è la cedola mensile, quindi Sì. l'1%, dai, facciamo Sì. 1% al mese, 12 mesi è il 12%. Oggi lo compriamo a 103, quindi 9 punti, rimangono 9 punti percentuali di rendimento. A patto che venga tenuta la barriera, che però è molto bassa in questo caso perché è all'80% di 13,54. Quindi, per chi oggi è, diciamo, alla ricerca di un'idea nuova, questo può essere sicuramente un'idea valida perché andiamo ad acquistare con STM che è cresciuta dal livello di emissione. Tant'è vero che proviamo a prendere qui, vediamo se inseriamo il codice ISIN all'interno della piattaforma, vediamo come STM ai prezzi di adesso sia in rialzo di un 10%, mentre il certificato è in rialzo di un 3%. Questo perché evidentemente sta iniziando a scontare le maggiori probabilità di successo delle prossime cedole, cioè scusate, di successo alla scadenza dal momento che le cedole sono incondizionate. Quindi 3% rimane un 9, questa è un'ottima situazione per chi eventualmente oggi fosse alla ricerca di qualcosa di nuovo su cui investire. Sicuramente non va bene per Fernando perché nel frattempo mi ha risposto che l'ha acquistato sul nominale e quindi praticamente avendolo acquistato sul nominale non va sicuramente bene. Allora, proviamo a vedere se tra le scadenze, tra le altre emissioni, quindi partiamo prima proprio dai bonus cap, eventualmente, perché in questo momento tanto il certificato su cui è Fernando, quel cash collect, non sta pagando regolarmente tutte le sue cedole perché appunto è un po' ballerino. E quindi vedo ad esempio un prezzo di 81,20, però una barriera in questo caso da recuperare, e altrimenti la 95 e 102. Ma guarda, io questa la voglio vedere più per curiosità. Faccio io un mio passaggio veloce, voglio vedere se quota molto a premio questo certificato o se invece è potenzialmente interessante.
Allora, qui stiamo facendo ancora un salto, siamo passati dalla tipologia con cedole ai bonus cap. Eh sì, anche qui c'è un premio del 13. C'è un premio del 13. Allora, questo in buona sostanza, Ugo, quindi terza tipologia, così in 10 minuti le abbiamo raccontate tutte e tre. Qui abbiamo un certificato bonus cap. Allora, benissimo. Allora, in questo caso, benissimo, quindi il bonus cap, come abbiamo ricordato durante i nostri appuntamenti passati, allora il bonus cap è un prodotto che innanzitutto non corrisponde dei premi durante la vita del certificato, ma si prende un bonus tutto alla fine, alla scadenza del prodotto, qualora nella data di rilevazione finale il titolo, il prezzo di, in questo caso di STM, dovesse trovarsi al di sopra della barriera posta al 75% del valore di riferimento iniziale, ovvero quel 15,95. Come tu hai fatto notare prima, i prodotti che noi vediamo nelle nostre sessioni webinar sono tutti dei prodotti che hanno una barriera di tipo europeo discreto, ovvero osservata unicamente in un solo giorno in prossimità della data di scadenza, che si chiama la data di rilevazione finale. Quindi non conta quello che farà il sottostante nel durante la vita del certificato, varrà unicamente un'unica data di valutazione. In questo caso, infatti, il certificato, nonostante sia a meno 30, quindi sia al di sotto della barriera che abbiamo detto a meno 25, continua a quotare regolarmente, avendo ancora diciamo, in dote quell'opzione di bonus e protezione del capitale che scatterebbe al recupero della barriera. Quindi situazione in questo caso interessante, naturalmente solo se si è ottimisti. Adesso stavo guardando rapidamente prima le domande, non so chi dopo lo rivedo perché appunto non ho il doppio schermo oggi, però dice, in caso di accordo tra USA e Cina, magari questo potrebbe essere un titolo destinato a riprendersi. E allora, per chi eventualmente avesse aspettative positive da qui a fine anno, il certificato si acquista oggi a 81, si paga un premio implicito sulla componente lineare, cioè vuol dire se scade oggi il certificato rimborsa 69,90, io lo pago 81, quindi sto pagando questo premio di circa 13 punti. Ma se invece STM dovesse recuperare la barriera dei 15,95, a quel punto premio di 113,15, perché la barriera è di tipo europea, e quindi rendimento 39%. Quindi certificato adatto sicuramente se si hanno aspettative positive, e di certo meno se invece non si punta sul recupero. Passiamo ai cash collect, così mi sono tolto tutti i dubbi per rispondere a Fernando, che in qualche modo ha fatto la transizione tra le tre tipologie di prodotto. Quindi siamo passati dal cash collect puro al premium, poi arrivando al bonus cap. Vediamo se nella tipologia dei cash collect c'è qualcosa su STM che ci consente eventualmente di guadagnare qualche punto sulla barriera pagando sempre nell'area degli 85 euro. Quindi ancora una volta entro all'interno della mia sezione dinamica, quella che è presente nel sito certificati e derivati.it, tabella dei cash collect, ordino per sottostante e vado a scorrere fino ad arrivare qui ad STM, dove ho 5 certificati. Allora, leggiamoli assieme: l'escadenza è la prima colonna. Quindi abbiamo maggio 2020, agosto 2019, giugno 2020, aprile 2020. Allora, è interessante generalmente questa cosa perché sono tutti con barriera 14,86, o sbaglio? No, 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 questo no, no, forse è no, una questo con lo sposto, stupidaggine infatti, enorme. no, mi è venuto il dubbio, ho detto come abbiamo fatto tutte le stesse barriere. No, no, infatti ovviamente no, quello è lo spot, cioè il prezzo attuale. E allora, 14 e 26, ad esempio, questa è quella appunto che ha Fernando. Vediamo un attimo, guadagnando un po' di tempo, proviamo così. Allora, qui cosa abbiamo? Il prezzo. Il prezzo 94, 95, 84 sono tutti alti. Potremmo vedere questo qui che scade a maggio 2020. Dai, diamo un'occhiata a questo e vediamo se recuperiamo qualcosa magari sulla barriera. E poi in questo caso vediamo 95 il prezzo. Di là avevamo barriera 14,26. Ecco qui la abbassiamo decisamente. Sì, molto anche. Quindi questo qua, vediamo un attimo. Questo, beh, perché questo qua, anche questo è abbastanza di nuova emissione, insomma, sono passati quasi 2 mesi da quando è stato emesso, durata 12 mesi.
Vediamo un attimo proprio il funzionamento del prodotto. Allora, questo paga, se non sbaglio, esatto, quindi questo paga un mix di premi incondizionati fissi e condizionati. Quindi ha pagato il primo del 3 giugno adesso e poi pagherà da luglio sino a poi l'ultimo, il 2 ottobre, di 0,70 per ciascun mese. Poi, come di consueto, nel meccanismo del cash collect puro, quello che vediamo più spesso durante i nostri incontri, il premio, la condizione, si inserisce, diciamo, una condizione per il pagamento del premio. Quindi, se poi il STM dovesse essere pari o superiore al 70% del valore di iniziale, quindi in questo caso del livello digital o livello premio, allora per quel mese paga il premio, contrariamente non lo paga e si passa poi alla data di votazione successiva. L'abbiamo già fatto questa riflessione, però ripetita Juvan, ricordiamo che qui non abbiamo un effetto memoria e si arriva poi alla data di scadenza. Data di scadenza è il meccanismo sempre il solito: se il prezzo di STM è pari o superiore al livello barriera, allora corrisponde il prezzo di emissione di 100 euro più lo 0,70 più l'ultimo premio mensile. Contrariamente, la performance commisurata corrisponderà a un importo commisurato alla performance negativa di STM. Quindi in questo caso abbiamo una barriera al 70%. Se STM nella data di valutazione finale dovesse perdere oltre il 30%, poi prendiamo il caso del 40%, rimborserà un importo pari a 60 euro per ciascun certificato. Allora, questo quindi oggi si paga circa 95 e quindi c'è un sovrapprezzo rispetto naturalmente a quello che sarebbe la vendita 85. Il massimo che si otterrebbe da qui ad aprile 2020 sarebbe 108,40, quindi 13 euro, diciamo un 108,40 su 95,15 c'è un 13,92 di rendimento. Dall'altra, però, vendendo a 85 rispetto a 100 ci sarebbe una perdita del 15. Allora, Fernando, guarda, adesso ovviamente ho preso spunto dalla tua domanda, ma naturalmente ti invito poi, se vuoi, a riproporci la domanda anche sulla casella info@certificatiderivati.it. Quello che volevo appunto provare a darti come spunto, ed è stata l'occasione per vedere anche altri prodotti, è se ti prendi i rischi oggi, siamo molto vicini alla barriera. Ti prendi i tuoi rischi, sai che se rimani sopra porti a casa tutto il premio, se rimani al di sotto perdi un ulteriore 13%, che era il premio sulla lineare. E sei molto vicino alla barriera. Invece, che cosa potresti fare? Potresti portarti avanti di scadenza da novembre 2019 a maggio 2020. Vendi a 85, quindi a questo punto, al netto delle cedole già ricevute, vai a consolidare questa perdita di circa 15 punti percentuali, che però con qualche cedola che hai preso magari sono 12. Ti sposti sull'altro comprandolo a 95, che ti darà 13 punti. Quindi potrebbe, però, in questo caso la barriera scende considerevolmente perché va a 11 e 46. Non è detto che sia necessariamente la soluzione migliore, però potresti eventualmente valutarla cercando di ridurre il rischio. Questo esercizio che ho fatto adesso, prendendo spunto dall'osservazione di Fernando, in realtà è un po' quello che è il criterio che si dovrebbe seguire quando si hanno certificati che sono in una situazione di critica. Cioè, può capitare, soprattutto quando si hanno barriere europee, che ci si trovi con il sottostante al di sotto della barriera europea, o comunque, come in questo caso su STM, che siamo molto vicini. Allora, cosa fare? Ci si gioca la tenuta della barriera assumendosi i rischi relativi, oppure si cerca di andare su un prodotto nuovo che sposta la scadenza in avanti, quindi si guadagna tempo e allungando la scadenza si riesce in questo modo ad abbassare, ad esempio, la barriera come abbiamo visto in questo caso. In genere, per chi vuole cercare di non essere soggetto al rischio di rottura della barriera, che è molto vicina, e soprattutto a quel pagamento del premio che è abbastanza importante, come abbiamo visto in questo caso, circa 12 percentuali sulla barriera, ecco che potrebbe valere la pena quindi spostarsi in avanti. Quindi diciamo, uno dei primi consigli che mi sento di dare è proprio quello di guardare eventualmente a prodotti con scadenze un po' più lontane che consentano però di abbassare la barriera. Questo a livello molto teorico. Adesso andiamo a vedere
altre domande, perché nel frattempo ci sono state altre considerazioni, altre domande. Intanto Paolo ce ne fa una sul titolo Tesla, che è un nostro ovviamente appuntamento fisso, e lo faremo tra poco. Per Alfio, che io saluto, ho conosciuto insomma, in un'occasione, in un evento, anzi tra l'altro dopo Ugo faremo, ti chiederò come è andata a Rimini, oltre che il Volentieri. nostro appuntamento. Allora, Alfio, che si sta avvicinando a questo mondo, chi acquista a un prezzo vicino alla barriera fa sempre riferimento alla barriera iniziale? Sì, certo, nel senso che la barriera è un valore statico, a meno che non viene cambiato, a meno che non vengano, non ci siano delle cosiddette corporate action, quindi dove ci sono degli eventi di natura straordinaria che rendono necessario riparametrare i valori di riferimento iniziale e barriera. Però il livello della barriera, così come i valori di riferimento iniziale, sono dei valori che vengono rilevati in fase di emissione e che poi rimangono durante tutta la vita del certificato, proprio per vedere poi quello che sarà poi in realtà, identificare quello che sarà poi la performance dell'attività sottostante, capire appunto se corrisponderà a dei premi, se non li corrisponderà, e quello che sarà poi il relativo rimborso del capitale a scadenza. Perfetto, quindi barriere fisse, naturalmente indipendentemente da dove si compra, naturalmente se si compra vicino alla barriera si corre un rischio maggiore, ma c'è anche il rischio di guadagnare di più, il rischio è sempre, insomma, va Certo. visto in entrambi i lati. Così come ne approfitto, anche in questo caso ti ringrazio Alfio perché mi dai modo di ricordare un'altra cosa importante, soprattutto quando ci sono i pagamenti di coupon e soprattutto per chi proviene dal mondo obbligazionario si è portati a pensare ad una sorta di ratio. Ovvero il certificato in questione che abbiamo visto anche prima, che rileva proprio oggi, quindi 24 giugno, pagherà questa cedola dello 0,70, adesso se non sbaglio era 0,70, ma comunque paga la Sì. sua cedola. Ecco, la riceverai, se ipotizzando l'acquisto oggi, si riceverebbe la cedola interamente anche avendola acquistata oggi e anche essendo una cedola che è maturata nel corso di questo mese, tra virgolette, nel senso sono date di osservazioni puntuali, non a caso si chiamano opzioni digitali. Quindi non c'è il ratio come invece avviene nelle obbligazioni, quindi si acquista e si riceve l'intera cedola. Allora, volevo vedere, intanto Paolo mi chiedeva il bonus cap sul titolo Tesla, quindi io vado a fare riferimento al motore di ricerca avanzato che è sul sito, che tra l'altro, ripeto, ogni tanto lo andiamo a guardare, ma ti invito di farlo un po' più spesso. Guarda, ti faccio vedere subito, esatto, perché tante persone me lo chiedono spesso quando magari ci contattano al numero verde. Sì. Nella schermata, proprio nella ricerca del bonus cap, noi non abbiamo ancora una sezione proprio dedicata al bonus cap, nel senso che noi entriamo all'interno della sezione dei bonus certificate, però in basso a destra, se tu vedi, puoi mettere livello cap, puoi fare quel flag, lo vedi? Esattamente, se tu lo attivi. Allora, in quel caso tu vedrai tutti i bonus cap quotati da Ok, parte quindi bancaria. lasciando il 196, anche perché oggettivamente credo che in questo momento bonus senza cap non ce ne siano. Cioè, anche qui approfitto, Ugo, faccio un po' di didattica Certo, se sei d'accordo. benissimo, ma assolutamente sì, necessario, certo. Ok, allora, perché esistono i bonus cap e i bonus senza cap? Naturalmente, allora, intanto ricordiamo, il bonus cap è un prodotto dove il premio coincide anche con il massimo importo ottenibile, quindi il cap è proprio un tetto massimo. Pertanto, in ottica, cioè puramente così oggettiva, in ambito oggettivo, verrebbe da dire che se uno ha un cap, cioè un tetto massimo, e l'altro non ce l'ha, sarebbe preferibile prendere il bonus perché almeno un ipotetico rialzo del sottostante del 200% io riuscirei a guadagnarlo tutto. Viceversa, nei certificati con il cap c'è un tetto, come abbiamo visto, al 10, 15, 20%. Ora, perché esistono le due tipologie? Fondamentalmente perché nel momento in cui il mercato è poco volatile, come è stato negli ultimi anni, o almeno nell'ultimo biennio sicuramente, si fa fatica a costruire una struttura semplice bonus con dei livelli caratteristici interessanti, cioè vuol dire con una barriera più profonda piuttosto che con un premio interessante. Di conseguenza, per far fronte al fatto che la volatilità diciamo, non aiuta la costruzione, perché ricordiamo che maggiore è la volatilità,
più alte sono le probabilità di rottura delle barriere e di conseguenza meno costano le opzioni che l'emittente va a inserire nella struttura. Più bassa è la volatilità, come può essere in questo momento, più costano le opzioni all'emittente che va a costruire il prodotto. Quindi se spende di più per delle opzioni, riuscirà a mettere una barriera più alta o un premio magari meno allettante. Quindi che cosa si fa per cercare di sopperire a questo? Si va a creare il cap nella struttura e il cap in realtà non è solamente un tetto che agisce alla scadenza, ma soprattutto è tecnicamente si fa la vendita di un'opzione call, una cosiddetta short call, cioè quindi si va a vendere un'opzione e da questa si incassa immediatamente un premio. E questo consente a chi struttura il prodotto quindi di unire l'eventuale flusso dividendi a cui tipicamente si rinuncia all'incasso del premio dell'opzione short call ed ecco che praticamente sono andato a costruire una struttura un po' più interessante. Quindi il cap in realtà esiste ormai da diversi anni e su tutti i certificati proprio perché è un qualcosa che fisiologicamente e tecnicamente deve esserci in uno scenario di bassa volatilità. Cioè sarebbe bello per tutti emettere i prodotti senza cap, ma non è fattibile perché non ci si riuscirebbe, o meglio, verrebbero dei prodotti abbastanza avari sotto questo punto di vista. E, quindi ecco, volevo dare questa precisazione. Allora, rispondiamo a Paolo, perché la domanda di Paolo praticamente sarebbe questa. Allora, in questo momento il certificato in questione, cioè il bonus cap su Tesla, quota 70 euro circa, scadrà il 19 luglio 2019, quindi praticamente fa meno di un mese, e la barriera in questo caso è a un livello di 262 euro. Quindi, allora, emissione con strike a 350 dollari, scusate, non euro, emissione a 350 dollari di riferimento iniziale di Tesla, barriera a 262 dollari, oggi Tesla quota 221 dollari, quindi siamo al di sotto della barriera. Pertanto siamo nello scenario in cui il rimborso sarebbe pari al valore di riferimento di 100 euro e di opzioni. Esatto, 64. In questo, se dovesse chiudere oggi, sarebbe 64 euro. 64 euro. Oh, come l'hai ricavato, Ugo? Sei andato a memoria o hai fatto un'operazione? No, no, guarda, in realtà proprio stavo guardando quello che vedi nella nostra scheda sotto dove tu hai identificato adesso il prezzo di chiusura del sottostante. Subito sotto vedi performance del sottostante, quindi meno 36,8%. Questo cosa vuol dire? Questo ti è un indicatore della performance del sottostante rispetto al valore di riferimento iniziale. Quindi in questo caso, come abbiamo detto prima, nel caso in cui si dovesse rompere. Oggi dovesse essere, o adesso dovesse essere la rilevazione finale, in questo caso il sottostante ha rotto la barriera, quindi si è verificato l'evento barriera e quindi rimborso l'importo commisurato alla performance negativa, che in questo caso è meno 36, 37%, quindi 63 euro. Ecco. Ok, altro modo di calcolare il rimborso, ve lo dico tanto così per saperlo, che potrebbe essere Certo. addirittura più rapido, si utilizza il prezzo di riferimento finale, ipotizzando i 221,2, per il multiplo che Banca IMI gentilmente ci mette a disposizione su tutte le schede e Certo. devo dire che non lo fanno tutti. E come vedete viene da una semplice operazione fatta con la calcolatrice, quindi 221,2 per 0,285698 mi viene un rimborso di 63. Quindi attualmente, scadesse così il certificato, darebbe questo rimborso di 63,20. La domanda di Paolo è esattamente questa: dato che manca molto poco alla scadenza e siamo al di sotto della barriera, perché a un fronte di un ipotetico rimborso di 63,20 io pago il certificato 69 euro e non 63? Qui la domanda. Ugo, non so se No, vuoi iniziare a dare no, una risposta tu. no, no, beh, certo, beh, innanzitutto quello che bisogna considerare è quella è la innanzitutto la volatilità del titolo, no? Quindi nel senso non è questa volatilità sicuramente ha un impatto poi in quello che sarà l'importo liquidabile alla data di scadenza, perché noi ricordiamo il titolo di Tesla è un titolo estremamente volatile, quindi che registra degli grandi sbalzi da una seduta di negoziazione all'altra. E poi soprattutto perché diciamo
Diciamo che non prezza ancora indicativamente, allora ci stiamo avvicinando a scadenza, quindi il prezzo del certificato si avvicina sempre più, diciamo, a quello che potrebbe essere un ipotetico importo di liquidazione, però qui c'è una barriera che ancora di tipo europeo, quindi mancano ancora dei giorni e per questo c'è ancora una certa incertezza su quello che sarà poi necessariamente l'importo liquidabile a scadenza. Perfetto, come dire praticamente, guarda che in realtà è vero che attualmente sei sotto barriera anche di circa un 15%, però data la volatilità di Tesla, che ve lo faccio vedere, è praticamente una volatilità annualizzata del 105%, quindi immaginiamo che se c'è una volatilità annualizzata del 105%, quel 15% di distanza dalla barriera non è una distanza totalmente incolmabile. Tant'è vero che al momento c'è una probabilità di rottura della barriera a scadenza dell'88%, ma il 12% esiste sempre come probabilità di recupero. E quindi questo 12% viene fatto pagare in termini di premio questi 9 punti percentuali. Ma questo non è una scelta dell'emittente, questo è il mercato delle opzioni che in questo momento sta Certo. apprezzando questo. Quindi Paolo, non puoi pagarlo oggi 63 perché lo pagheresti 63 solo nell'ipotesi di uno scenario probabilistico prossimo allo zero di recupero della barriera. Viceversa, a un mese dalla scadenza, poco meno, volatilità molto alta, c'è la possibilità di recuperare la barriera, pertanto non quota lineare per questo motivo. Quindi grazie Paolo perché ci hai dato modo anche di raccontare questa cosa qui. Allora, vediamo un po' altre domande. Chi acquista l'abbiamo detto, quindi a Paolo abbiamo spiegato. Se decido di vendere il certificato per comprarne un altro, a questo punto potrei anche spostarmi su un altro sottostante, questione teorica, ma vorrei la tua opinione. Alberto, assolutamente sì, Alberto, guarda, devo dire che questo è un tema che io tratto sempre quando si parla di strategie switch to recovery, cioè praticamente faccio uno switch per cercare di recuperare le posizioni in perdita. Allora, qui c'entra molto la psicologia di ciascuno di noi. Da un punto di vista matematico finanziario, se io sto perdendo il 30% su un investimento, devo cercare in un altro investimento l'opportunità di recuperare questo 30% con maggiori probabilità e, se possibile, anche diminuire qualche rischio. Quindi cercherò chiaramente una soluzione. Probabilmente la cercherò più o meno nello stesso settore, forse con un titolo correlato. Insomma, cercherò di trovare delle soluzioni che mi permettono di raggiungere l'obiettivo, indipendentemente che si chiamino come sottostante STM, Telecom o UniCredit. Cioè, cercherò di fare una valutazione sui numeri, sulla matematica, e questo sarebbe il principio chiaramente più giusto da adottare. Detto questo, però, poi c'è una componente soggettiva e psicologica. Purtroppo non c'è cosa peggiore che possa capitare a chi già deve consolidare una perdita di spostarsi su un investimento, su un altro sottostante e vedere su un altro titolo e vedere a quel punto il titolo su cui si è andati rimanere fermo. E quello da cui si proveniva, magari recuperare. E quindi a quel punto ci si dà un po' la mazzata perché dice: porca miseria, fossi stato fermo, avrei recuperato. Viceversa, rimanere sullo stesso titolo elimina almeno il rischio di selezione. Detto questo, ripeto, Alberto, io cerco sempre una prima alternativa nello stesso titolo, ma quando vedo che c'è qualcosa di meglio, certo, non posso dire provengo da Snam. Sto perdendo, ipoteticamente, non è il caso pratico, difficilmente perché è un titolo quasi sui massimi, però comunque sto perdendo da Snam, non posso trovare un'alternativa in Tesla. Però se sto perdendo su un bancario, mi cerco un altro bancario, più o meno riesco a mantenere almeno le stesse caratteristiche. E per Alfio, allora, se si acquista Tesla e poi il titolo recupera la barriera, rimborsi a 100 pagandolo 69? No, in questo caso, Alfio, se tu compri oggi a 69, il recupero della barriera dei 262 dollari ti porta ad incassare i 100 più il premio Certo. dei 17,20, quindi 117,20. E quindi te lo fa vedere qui bene l'analisi di scenario. Al recupero della barriera il rendimento non sarebbe da 69 a 100, bensì da 69 a 117,20, ovvero un 68% di rendimento. Questo a patto di accettare questo premio implicito del 9%, che poi, dirla tutta, manca o meno di un mese, io anche qui approfitto, come al solito, Ugo, vado un pochino
diciamo, probabilmente già immaginato cosa sto per dire, però Certo. io in questo momento mi trovo un titolo molto volatile che ha un premio implicito sulla lineare del 9%, che se fa più 15 mi fa il 68%, ma io quasi quasi potrei provare, non tanto in ottica di scommessa, come sapete io non amo proprio definire mai scommesse neanche situazioni così estreme, ma potrei a questo punto cominciare a pensare a una strategia. Mi compro il certificato a 63,30 e contestualmente vado short sul titolo Tesla, ma non ci vado short lineare, vado short di due volte, il che vuol dire che se Tesla fa 10 di perdita, io guadagno il 20 in ottica di copertura. Se Tesla perde il 20, io perdo il 40, io guadagno il 40, mentre dal certificato, come vedete, perderei il 27. Quindi in ottica di discesa, facendomi una copertura doppia, riuscirei ad avere, in questo caso un guadagno tale da consentirmi di recuperare anche il gap. Dall'altra parte, a fronte di un più 10, certo non andrebbe bene perché guadagnerei pochissimo dal certificato e quindi non sarebbe proprio lo scenario ideale, ma basterebbe un più 15 per farmi dare più 68. Naturalmente adesso l'ho buttata lì così, poi anche qui chi è interessato può magari scrivermi e gli dico come procederei un pochino più precisamente. Però queste sono situazioni che a 20 giorni potrebbero essere giocate anche con una copertura diretta sul sottostante, anche più che lineare, per cercare di ridurre al minimo il premio implicito che si paga proprio sul rimborso. Comunque, insomma, l'ho buttata lì, poi eventualmente a chi interessa si può eventualmente prendere in considerazione. Ugo, allora direi andiamo a vedere di cosa vogliamo parlare. Andiamo sempre sull'analisi dinamica, vediamo qualche situazione. Ma sì, se c'è qualche domanda, volentieri, altrimenti vediamo magari un'altra soluzione. Dimmi tu, indicami tu qualcosa su cui magari c'è qualcosa che, anche dalla sezione che può magari essere di interesse o da analizzare. Allora, intanto, vabbè, Alfio mi dice che per uscire su short si deve avere una piattaforma adeguata, con quella che a lui non credo si possa fare. Alfio, assolutamente potresti non riuscire con la piattaforma, ma ti ricordo che il mercato dei certificati offre l'opportunità di andare short anche sul titolo Tesla, magari non è tema naturalmente di questo incontro pomeridiano, perché non parliamo mai di titoli reversi in questo appuntamento, però sappi che il mercato dei certificati offre l'opportunità eventualmente di andare anche in senso opposto e quindi fare strutturare questa strategia. Questo per, diciamo, tranquillizzarti nel caso in cui tu non riuscissi con la tua piattaforma. Allora, possiamo fare quindi un passaggio, diamo un'occhiata se c'è qualcosa di interessante sulla sezione. Più che altro volevo vedere sulla scadenza entro fine anno, se nel frattempo si è rinnovato qualche situazione interessante. Ancora una volta, quindi andiamo nella sezione certificati e derivati.it, tabella prodotti, andiamo nella sezione prodotti Banca IMI, eccoci qui molto rapidamente e andiamo a vedere sulle situazioni con una scadenza entro fine anno da questa tabella se c'è qualcosa che ci può eventualmente ispirare. Allora, intanto vedete qui sono ordinati per scadenza, abbiamo scadenza luglio, ormai poco meno di un mese. Le situazioni sono upside, la colonna upside l'ultima è il guadagno potenziale. Quindi Twitter ormai barriera 16, Twitter a 35, quindi non c'è guadagno, anche perché sulla lettera addirittura si va con quel mezzo punto di spread si andrebbe in perdita, quindi quello ormai ha dato quello che doveva dare. Popolare Emilia Romagna 14% di buffer, cioè vuol dire Popolare Emilia Romagna deve difendere il 14% da oggi, quindi da 3,63 deve difendere i 3,12 e 20 in poco meno di un mese, che la data di valutazione del 19 luglio, Ugo, cos'è? Sarà 18? Vabbè, sto Sono calcolando 2 bene giorni qua. lavorativi antecedenti data di pagamento. Perfetto, quindi andando a vedere precisamente
La data di valutazione finale è 17, quindi giustamente come Ugo ci conferma, 19 è la scadenza, 17 luglio è la data di valutazione finale. Quindi da qui al 17 luglio difendere i 3,12 e 20 vuol dire comprando a 115 e 50 incassare 117 e 10, ovvero l'1,39. Quindi chi ritiene la Popolare Emilia Romagna capace di difendere questi 14 punti percentuali, rendimento dell'1,39. Altrimenti tre situazioni disperate ormai, anche se paradossalmente quella più abbordabile proprio per la volatilità sembrerebbe essere quella Tesla, forse anche BPM, sai, BPM 11 punti Vediamo. percentuali, se da qui ad un mese ci fosse qualche notizia tale da scuotere il settore bancario, barriera 1,9750 da recuperare, siamo a 1,7725, si acquista a 68,90, rimborso 113,80. Vabbè, insomma, questi come vedete sono i tre premi potenziali da incassare alla scadenza. Scendendo invece in situazioni un pochino, diciamo, con un rapporto rischio-rendimento un pochino più, diciamo, equilibrato, 7,78 di rendimento sempre sulla Emilia Romagna, però scadenza settembre 2019. In questo caso la barriera è 3,2270. E questo potrebbe piacere. Ma sai cosa? Leonardo, ti ricordi, ne abbiamo parlato più di una volta, adesso su Come Leonardo mi no? sembra che ormai abbiano recuperato, siano state Come recuperate tutte le barriere, o no? Guarda, sbaglio, mi sembra di sì. andiamo un po'. Riesci a... Ah, perfetto, gli ordini, Eh ecco. sì, siamo a 11,22, avevamo la barriera più alta, era quella a 9, Eh sì. e che scadenza luglio. Tra l'altro questo è un certificato che a un certo momento è anche quotato basso, quindi mi ricordo ne avevamo parlato in un nostro webinar Sì, raccontando sì. come eravamo vicini, eccolo qui, guarda, Pazzesco. 15 Guarda. gennaio, si Mamma mia. comprava a 71, se mettiamo anche il sottostante si ha l'idea. Ecco qui la situazione che era praticamente il 19 di gennaio, il certificato era a 71 e Leonardo era 7,47. Questa è proprio la situazione che abbiamo visto poco fa, ad esempio su Tesla piuttosto che sul banco BPM, cioè titoli che sono al di sotto della barriera europea, pertanto hanno ancora la potenzialità di recupero, quotano molto bassi, sicuramente con un po' di premio, però questo certificato che si comprava a 71 al 15 di gennaio, oggi si vende tranquillamente a 114, quindi fate voi i conti, stiamo parlando di un 50-60%, sì, circa un 60% di Grazie. rendimento. È vero che anche Leonardo ha fatto da 7,47 è passata a 11, quindi anche lei è salita bene. Però, insomma, il certificato con la barriera europea ha avuto la possibilità di salvarsi e ormai questo scadrà appunto il 17 luglio e anche questo non ha più nulla da dare. Però ecco, mi ricordavo di Leonardo che era un titolo che poteva pagare bene. Comunque, tornando quindi alla tabella dei bonus cap, ordinandoli per scadenza, vediamo come sulle scadenze brevi ci sia ancora qualcosa di interessante oppure a fine anno. Non so se c'è qualcuno, qualche titolo in particolare che eventualmente volete segnalarci, però sto guardando sulla scadenza di fine anno, beh, c'è una Nokia 509 di rendimento o appunto la stessa STM. Questa STM è 13,29. Aspetta, questo è un Vediamo un po'. bonus, prima non l'abbiamo visto. Quando prima parlavamo Sì, con altri, abbiamo certo. parlato solo di premi. Quanto sei, ma A 96, questo questo si acquista. sì. È un bonus cap questo. Sì, assolutamente sì. Questo vediamo basso che è ok, però c'è cioè 111,90 però con una barriera al 70%. Questo va in valutazione. Ah, ok. Va bene, finale ok, a novembre proprio una barriera a 13,2895 e con una valutazione sarà indicativamente una valutazione finale il 31 ottobre. Ok. Sì, certo. Questo adesso Ma quota ok, praticamente 90 somiglia molto al precedente, perché il precedente aveva barriera 14 e 26, lo paghi 85, scade a novembre e però sei lì lì perché è la barriera più vicina. Qui invece abbassi la barriera a 13 e 28, quindi guadagni circa 10 punti, poco meno di 10 punti sulla barriera,
lo paghi un Sì. po' di più, premio però 111,90. Quindi per Fernando sempre, prima questo ci è sfuggito, per Fernando eventualmente anche l'ipotesi di comprare pagando 10 punti in più, però a questo punto li Certo. recuperi dal bonus che ti verrebbe pagato a Assolutamente. 13,28. Assolutamente. Assolutamente sì. Potrebbe essere anche questo da valutare. Ugo, intanto che eventualmente mi leggo qualche domanda, com'è andata a Rimini? Ma allora, direi bene, è stata come ogni anno, è stato durante il nostro workshop che poi abbiamo fatto insieme io e te, e poi ovviamente supportati poi dall'intervento della direzione studi e ricerche di Intesa San Paolo nella persona di Mario Romani. È stato un intervento dove ci siamo, devo dire, confrontati con tutti gli investitori sui diversi temi di investimento, e nel particolare nei certificati. Mi ha fatto molto piacere vedere un certo interesse, un aumentato interesse rispetto agli anni passati, ma soprattutto ho notato come il ruolo che viene svolto non solo da Banca IMI, ma anche dagli altri emittenti, proprio in un'attività educational, stia avvicinando gli investitori a questa tipologia di strumenti. Ripeto, è stato un ottimo confronto aperto, tante domande, e devo dire che trovo utilissime queste sessioni, non solo appunto per gli investitori stessi, ma anche per noi come in qualità di emittenti, dove appunto abbiamo l'opportunità di confrontarci e capire quelle che sono proprio le esigenze di investimento. Quindi magari si parla di prodotti con una protezione, magari prodotti invece che includono una protezione condizionata. Devo dire, tutto sommato, facendo un ottimo risultato, e ci ha fatto estremamente piacere. Quindi tutto molto bene. No, ma infatti devo dire, concordo assolutamente con te, è stata una bellissima edizione. Tra l'altro ringraziamo coloro che erano presenti anche in aula durante il nostro incontro che abbiamo tenuto nella prima Certo. giornata. Nel frattempo, Ugo, mi stavo dando un'occhiata ai Premium Cash Collect, Sì. perché appunto stavo guardando direttamente sulla piattaforma per vedere i prezzi. Allora, Sì. quello che in questo momento quota meno è su Saras, sottostante anche questo poco, poco considerato, quindi insomma avete Sì. portato un po' una novità sotto questo punto di vista. Sì, insomma, ci stiamo cercando un po', come dire, in ottica di diversificazione, cerchiamo anche di inserire ogni tanto nelle nostre emissioni magari sottostanti che vengono impiegati non molto spesso. Anzi, Saras è uno di quelli che viene, diciamo, spesso trascurato, ma abbiamo voluto, come dire, rinnovare un po' la gamma sottostanti. Vediamo un attimino questo Sì, cosa. scusa se passo, no, volevo dare un'occhiata al grafico di Saras, se riesco a vedere un attimo anche un po', perché parliamo sempre dei titoli, quelli chiaramente conosciamo di più. Però, allora, oddio, il grafico non è proprio entusiasmante di Saras a livello generale, però effettivamente, ecco, tornando un po' indietro, i minimi nel 2014 in area 0,73, poi è arrivata a 2,50, quindi aveva fatto più 250%. Adesso stiamo qui nell'area di 1,26 con un importante minimo proprio da queste parti nel 2016, 1,23, quindi importante livello questo per chi crede e per chi volesse puntare su Saras, c'è un importante supporto statico proprio da queste parti 1,23 che è stato probabilmente anche testato esattamente qualche giorno fa. Attualmente siamo in una fase di test di area 1,23, quindi potrebbe essere questo un momento ideale eventualmente proprio per prendere in considerazione il certificato, sai? Mi Vai. sembra bene, vediamo un po' cos'era, vediamo un attimino come era strutturato questo certificato. Aveva anche, vediamo cosa pagava di premio. Ah, ecco, grazie. Questo è uno 0,57, va bene, uno 0,57. Sì, vabbè, in questo caso qui non c'è un rilevamento sul vedutato il rilevamento, in realtà non è un rilevamento, ma è co come si vede, corrisponde al pagamento. Quindi qui non c'è rilevazione perché è un premio fisso e viene pagato indipendentemente dalla performance di Sara. Quindi diciamo adesso, da venerdì sino poi ad arrivare a, vediamo, maggio dovrebbe essere la scadenza, questo dovrebbe scadere a maggio, giusto? Se non Sì, sbaglio, quindi maggio sino ad 2020. aprile, esatto, quindi sino ad aprile si ricevono gli 11 premi mensili condizionati dello 0,57 ciascuno. Certo. Sì, no, stavo guardando che in realtà l'analisi di scenario, allora intanto da un punto di vista grafico abbiamo detto 1,23 è un bel livello, quindi oggi si acquista a 95,50, 96.
Quindi si potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di, allora, 96, abbiamo tutti i premi ancora da prendere, quindi saranno alla fine, Sì, ipotizziamo 12, 12 per esatto. 0,57 più 100, siamo a 106,84 diviso 96, è un rendimento dell'11,30 a un anno, anche meno, su 11 mesi. Quindi su un titolo che in questo momento è su un importante supporto, area di supporto, ma soprattutto guardando l'analisi di scenario, sto vedendo come non ci sia premio sulla lineare, cioè a fronte di un meno 30 si perderebbe il 29,65, questo senza tener conto delle cedole. Quindi questo è solo in conto capitale. Se a questo ci aggiungiamo che le cedole, 11 cedole, sono incondizionate, vuol dire che a fronte di un meno 30 io comunque andrei a perdere circa un 23%. Quindi è una situazione a mio avviso interessante per chi ama un po' diversificare, perché il problema, se vogliamo, purtroppo fisiologico di questo bellissimo mondo dei certificati è che poi alla fine ti ritrovi inconsapevolmente ad avere magari anche 30 certificati, però se poi guardi la composizione dei basket o comunque dei Corretto, sottostanti, scopri che hai, insomma. corretto, corretto. E ad esempio Intesa San Paolo è una di quelle che ovviamente voi non ammettete su voi stessi, però insomma è uno dei titoli che per statistiche è presente nella maggior parte delle emissioni. Quindi sai, a volte diversificare può essere utile anche con titoli su cui magari da un punto di vista azionario non andresti con eccessiva confidenza, perché oggi a 1,23 c'è una bella area di supporto, però abbiamo visto come effettivamente poi Saras non sia graficamente proprio così, così splendida. Se per chi oggi non volesse entrare graficamente anche sul titolo Saras, avrebbe l'opportunità di farlo col certificato che quantomeno fino a 0,98 protegge interamente il capitale, perché barriera 0,98 e 63, e in più nel frattempo ci paga delle cedole dello 0,57 senza alcuna condizione. Quindi potrebbe essere questo un modo alternativo e diverso per andare a creare un po' di diversificazione nel portafoglio ed entrare anche con un cuscinetto di protezione che ci agisce fino, in questo caso su Saras, sotto un euro. Esatto. Allora, Juventus, l'avete ancora non l'avete mai presa? Guarda, sì, in realtà l'abbiamo considerata, però diciamo ci sono stati dei problemi tecnici, ecco, in questa prima fase, in questi giorni, in questi 6 mesi abbiamo avuto dei problemi tecnici, quindi speriamo di poterla includere poi successivamente nelle prossime emissioni. Ok. Va bene, Ugo, allora direi che siamo andati anche un po' oltre, però insomma Sì. abbiamo avuto, immagino, insomma spero appunto come al solito di essere riusciti a dare un po' di spunti come abbiamo fatto questa volta, siamo andati in maniera un pochino più, diciamo, fuori dagli schemi e cercare di dare anche delle idee su come eventualmente lavorare su situazioni in questo momento critiche. E ecco, Ugo, non so se vuoi aggiungere qualcosa a questo nostro Guarda, collegamento. in realtà volevo ringraziare te, ovviamente per ospitarci in queste sessioni, volevo ringraziare chi ci ha seguito per anche le numerose domande e il sempre maggiore interesse nei confronti appunto di questa tipologia di prodotti. Vorrei augurare a tutti in realtà delle buone vacanze, anche se in realtà io non vado in vacanza, saremo ovviamente presenti a lavoro come sempre, però diciamo ecco non ci incontreremo nei nostri webinar sino poi a settembre, e quindi che dire, vorrei fare un saluto a tutti e poi un saluto anche a te. Certo, Ugo, effettivamente adesso per un mese, no, per 2 mesi ci mancherà questo collegamento pomeridiano. Beh, insomma, speriamo di tornare a risentirci naturalmente con un mercato che non ci avrà regalato troppe emozioni, ma questo io mi riferisco non tanto adesso, perché tanto si lavora, si sta ancora lì davanti, però almeno quei 10-15 giorni di agosto che 4 anni fa, ricordo ancora, insomma, ci hanno fatto un po' sobbalzare dalle sdraio, perché appunto il 24 agosto la Cina, insomma, chi seguiva se lo ricorderà bene. Speriamo, insomma, di vivere un'estate serena sotto tutti i punti di vista. Bene, Ugo, anche io ringrazio te naturalmente. Ricordiamo a tutti che i cicli webinar con Banca IMI non terminano qui, riprendono subito dopo l'estate. Nel frattempo siamo a disposizione. Numero verde Banca IMI 800-996699, risponde Ugo, piuttosto che eventualmente i suoi colleghi. Quindi insomma, è un Certo. team
esatto, a cui poter porre domande, oppure se volete parlare direttamente con noi, certificati e derivati, anche per le strategie di cui abbiamo parlato anche prima, info@certificatiederivati.it, o insomma la possibilità di rimanere in contatto anche durante questi 2 mesi in cui naturalmente insomma gli appuntamenti webinar si fermeranno. Pertanto di nuovo un ringraziamento caloroso da parte mia, carissimo Ugo, noi ci vediamo a settembre e un saluto a tutti. Grazie, buona serata a tutti, grazie. Arrivederci.